pomeriggio. Grazie per questa partecipazione così ampia ad una giornata, un pomeriggio molto importante, perché questo è un pomeriggio che segna la gratitudine ulteriore del nostro Paese nei confronti di tutti i protagonisti dell'operazione Mare Nostrum e che serve a comunicare agli italiani che da domani parte una nuova operazione guidata dall'agenzia europea Frontex, che si chiamerà Tritone, la nuova missione, e che in coincidenza con la partenza dell'operazione Tritone si conclude l'operazione Mare Nostrum. Il ministro Pinotti subito dopo di me illustrerà tutte le questioni tecniche che riguardano il cosiddetto phasing out, cioè la fuoriuscita da Mare Nostrum, e io vorrei innanzitutto esprimere l'orgoglio italiano per questa operazione. Noi siamo orgogliosi da italiani per il lavoro che ha svolto la Marina Militare Italiana e le forze dell'ordine italiane, le capitanerie di porto, tutti coloro i quali in mare e per terra hanno consentito di salvare vite umane. La Marina Militare Italiana ha portato altissimo il fregio italiano dopo la tragedia di Lampedusa. Io vorrei dire che il popolo italiano è grato ai nostri militari, è grato alle nostre forze dell'ordine e considera la Marina Italiana un punto di straordinario orgoglio della nostra Repubblica. La Repubblica Italiana è fiera della Marina Militare, è fiera dei propri soldati, è fiera delle donne e degli uomini in divisa che, vestendo la divisa della Polizia, della Guardia di Finanza, della Guardia Costiera, vestendo la divisa dei Carabinieri, ha soccorso in mare, ha contrastato i mercanti di morte, ha salvato vite umane e ha realizzato quello che mai nella storia era stato realizzato. Mi permetto anche di dire che noi siamo stati un modello e un esempio per l'Europa. E lo siamo stati perché ai primi di ottobre dello scorso anno, vicino una delle isole più belle del Mediterraneo, sono morte 366 persone. Sono morte lì, esattamente dove la porta d'Europa si schiude verso un mondo dove c'è democrazia, dove c'è libertà e dove c'è benessere, dove volevano arrivare questi migranti. All'indomani di quella tragedia, l'Italia, la Repubblica Italiana, ci tengo a dirlo attraverso il governo, ha deciso di dare un forte segnale al mondo intero e a tutta l'Europa. Ecco perché io mi sento di dirlo con la massima franchezza: se non ci fosse stata Mare Nostrum, oggi non avremmo la nuova operazione di Frontex, perché è stato questo grande impegno italiano a indurre l'Europa a realizzare l'operazione Frontex. Perché? Perché basta parlare dei numeri: 558 eventi di Mare Nostrum, ci sono stati 558 interventi, ci sono state 100.250 persone soccorse, sono stati arrestati nell'ambito della missione 728 scafisti, sono state sequestrate 6 navi madre, sono state salvate decine e decine di migliaia di persone. Ho dato una cifra che non coincide con gli sbarcati, sto parlando dei soccorsi, sto dicendo che i soccorsi sono stati oltre 100.000. Queste vite umane salvate non sono state tutte le vite umane che volevamo salvare, perché dobbiamo dire anche che sono state censite 499 persone morte durante l'operazione Mare Nostrum, che vi sono, secondo le dichiarazioni dei superstiti, 1.446 presunti dispersi in mare e che vi sono ancora 192 cadaveri da identificare. Ringraziamo anche la magistratura che, in riferimento alle 8, non alle 6 navi madre che sono state sequestrate, ha svolto un'azione importante. Voi sapete cosa sono le navi madre? Sono delle navi che imbarcano nella propria stiva altre imbarcazioni più piccole, che in realtà vengono poi lasciate in prossimità delle zone di soccorso e poi la nave madre porta indietro il carico e il bottino dei loro denari macabri
e criminali, perché attorno alle navi madre si è sviluppata la più grande e criminale agenzia di viaggi del mondo. Questa operazione Mare Nostrum, lo dico anche da persona che viene da quei posti, ha consentito di proteggere Lampedusa. Lampedusa è diventata un'isola più protetta, che non ha avuto il danno di immagine e di reputazione che aveva avuto precedentemente e che era stato aggravato dalla morte dei 366 migranti. Abbiamo fatto un lungo negoziato. Io richiamo, vedo qui molti giornalisti esperti nel settore. Quante volte e per quanti anni si è detto che il nostro Paese era stato lasciato solo dall'Europa e si è detto che ci voleva un presidio europeo delle frontiere di Schengen? Quante volte si è detto? Questa volta si è realizzato. E si è realizzato esattamente al Consiglio di Lussemburgo. Abbiamo fatto un lavoro straordinario insieme al Presidente del Consiglio, al Ministro della Difesa con i suoi colleghi. Abbiamo fatto poi una conclusione dell'opera al Consiglio di Lussemburgo dei primi di ottobre e durante il Consiglio di Lussemburgo abbiamo approvato un documento finale, il documento del 6 di ottobre, che stabiliva alcune cose importanti, e cioè la gestione rinforzata delle frontiere esterne e riguardo il ruolo di Frontex. E così si diceva in quel documento del 6 ottobre. In particolare nel Mediterraneo centrale si dovrebbe far partire al più presto una nuova operazione congiunta chiamata Tritone. E proprio in riferimento a questa operazione si diceva: mentre viene avviata la operazione sarà garantito il pieno coordinamento con le misure di emergenza adottate dall'Italia in vista di una loro rapida eliminazione. Questo è l'accordo con i paesi europei. E dunque ieri il Consiglio dei Ministri, in coincidenza con l'avvio della missione di Frontex, che parte domani, cioè dal 1 novembre, ha deciso la conclusione dell'operazione Mare Nostrum nei termini che poi spiegherà meglio di me il Ministro Pinotti. In questo documento c'è tutto il risultato politico dell'operazione. L'Europa per la prima volta scende in mare. L'Europa starà a presidio delle frontiere di Schengen e della frontiera mediterranea. Questo non vuol dire che la Repubblica italiana e che il governo italiano vengano esentati dai loro compiti, perché il compito di protezione della frontiera è di ciascuno Stato e in questo caso, proprio per la delicatissima posizione di frontiera comune, viene integrato dalla operazione di Frontex, ma significa che per la prima volta l'Europa prende coscienza che quella frontiera lì, la frontiera del Mediterraneo, quella frontiera a 30 miglia dalle coste italiane non è una frontiera italiana ma è una frontiera europea. Alla operazione di Frontex partecipano moltissimi paesi, l'Italia ovviamente, la Finlandia, la Francia, l'Islanda, la Lettonia, Malta, Olanda, Portogallo, Spagna, Austria, Belgio, Estonia, Germania, Polonia, Romania, Slovenia, Svezia, Svizzera, Regno Unito e partecipano alcuni paesi mettendo mezzi e assetti navali e anche elicotteri, altri paesi mettendo a disposizione tecnici ed esperti. Vi è una differenza sostanziale tra le due missioni, per cui Mare Nostrum si conclude e voi sapete che Mare Nostrum ha realizzato questi grandissimi risultati di natura umanitaria proprio perché ha avuto la forza, la capacità e anche la disponibilità economica di spingersi molto in là in mare e di realizzare una operazione dall'ambizione grandissima che era nata, e voglio sottolinearlo con un evidenziatore molto visibile ed intenso, era nata come operazione d'emergenza dopo la tragedia di Lampedusa, limitata nel tempo, e così è stato. Devo dire che anche rispetto alle previsioni dei giorni del varo dell'operazione Mare Nostrum, questa si è protratta più a lungo di quanto fosse previsto in quei giorni di novembre in cui fu adottata, in quei giorni di ottobre in cui fu adottata la scelta. E dunque noi oggi possiamo con grande nettezza dire che l'Italia ha fatto il proprio dovere, ha risposto alla propria storica reputazione di paese che è nel mare e che è circondato dal mare alle sue principali frontiere e che oggi incassa un grande risultato che è quello dell'operazione Tritone.
vi è anche un elemento che è molto significativo: la operazione Tritone costerà 3 milioni di euro al mese, probabilmente un po' di più, e sarà a carico del bilancio dell'agenzia Frontex, che sarà finanziata con fondi europei. Gli stanziamenti già ci sono. L'Italia ha speso per questa nobilissima missione di Mare Nostrum 300.000 euro al giorno o poco più, 9,5 milioni al mese, 114 milioni di euro in quest'anno. Spenderà di fatto 0 euro, quindi si passa da 114 milioni di euro a 0 euro, perché i 3 milioni sono pagati dal progetto europeo, cioè da Frontex, saranno un po' più di 3 milioni. Vorrei dire una cosa che è molto importante e che poi sarà ulteriormente integrata dal ministro Pinotti. Una domanda che ci è stata fatta, e ci è stata fatta pubblicamente, sicuramente sarà rafforzata da voi nel corso delle dei vostri interventi, è: gli obblighi in mare, e adesso cosa si fa in mare? Adesso si fa quello che si è sempre fatto in mare fino al novembre scorso, e cioè rispettare gli obblighi che derivano dalle leggi del mare. Non ci può essere nessuna agenzia europea né nessuna regola secondaria, e vedo qui il comandante delle guardie costiere, delle capitanerie di porto, non ci può essere nessuna agenzia che possa deresponsabilizzare un paese dal rispondere alle leggi del mare. Le leggi del mare dicono che se ti chiamano perché c'è un pericolo, tu devi intervenire per soccorrere. Questa è una legge universale, questa è una legge universale ed inderogabile, ed è un punto essenziale, cioè non c'è nessuna abdicazione ai doveri di soccorso e anche di ricerca nelle aree di search and rescue specificamente stabilite che possa riguardare l'Italia. Ecco, questo è ciò che intendevo dirvi. E voglio ribadire la gratitudine del nostro Paese nel giorno in cui si conclude l'operazione Mare Nostrum, ancora una volta, alla Marina Militare e alle forze dell'ordine italiane. Io do la parola al Ministro Pinotti, che aggiungerà sicuramente delle altre cose. Io considero molto importante il risultato ottenuto di attirare e soprattutto, non solo attirare, ma avere un risultato concreto, l'Europa su questo tema. Dall'inizio noi abbiamo detto che il tema delle crisi mediorientali, l'emergenza che nasceva da queste crisi, non poteva essere un tema considerato soltanto italiano e doveva essere assunto come tema di responsabilità dall'Europa. Credo sia importante riconoscere oggi che questo punto di vista dell'Italia, che il governo ha sempre sottolineato con forza, è stato accolto dall'Europa. Parte una missione nuova, è una missione i cui compiti ha già illustrato il ministro Alfano. Che cosa succede per quello che riguarda il passaggio? Ovviamente nella partenza di una missione nuova c'è bisogno di accompagnare questa partenza con un lavoro che la Marina continuerà a fare, che sarà un lavoro diverso rispetto a quello fatto da Mare Nostrum per, diciamo, imponenza dell'impegno, significatività dei mezzi, ma che sarà un lavoro che consentirà, diciamo, il passaggio delle competenze. Come? Noi di fatto stiamo immaginando, perché questa, il problema, diciamo, di Lampedusa è stato sottolineato anche dal Ministro Alfano, noi immaginiamo comunque di continuare ad avere un dispositivo che sia a servizio di quelle che possono essere le emergenze. Abbiamo coordinato con tutti i soggetti interessati, in primis col Ministero degli Interni, l'esigenza di avere una nave significativa, grande, a Lampedusa, ma anche un pattugliamento di navi più piccole che consenta la sicurezza marittima. Ovviamente noi continueremo come Marina a fare un lavoro che è proprio, diciamo, della Marina, che è il contrasto agli scafisti in alto mare, che è un contrasto che vorrei sottolineare ha avuto dei successi straordinari, perché il Ministro Alfano diceva 6, ma chiedevo, sono 8 le navi madri. Non è semplice, diciamo, individuarle, riuscire a intervenire in modo che non ci siano rischi per i migranti, insomma è un'operazione e che è stata fatta con grande attenzione. Io sono stata a visitare più volte Mare Nostrum nel corso
della sua vita e della mia vita politica, nel senso che prima ero sottosegretario, poi sono diventata ministro. E devo dire che è stata, ringrazio il ministro Alfano per le belle parole, ma credo che sia stata prima di tutto un'esperienza importante di coordinamento dello Stato in una missione, perché dentro, diciamo, alle navi della Marina c'era però il Ministero degli Interni, c'erano la Sanità, c'erano i volontari, la Guardia di Finanza collaborava, c'erano una collaborazione con la Guardia Costiera, cioè da questo punto di vista è stato un esempio di collaborazione. La seconda cosa, non posso sottacere l'importanza dell'esperienza umana fatta dai nostri uomini e dalle nostre donne in questi lunghi giorni, perché è stata una missione molto impegnativa, diciamo tutti i giorni, tutte le ore del giorno, ovviamente umanamente anche molto impattante, perché ti sei trovata a far nascere un bambino, hai visto situazioni di famiglie, diciamo, disperate che scappavano dalla violenza, cioè hai trattato tutta una serie di drammi dell'umanità che sono arrivati nelle nostre navi e che stavano scappando, diciamo, da situazioni drammatiche. E lo voglio dire perché qualcuno ogni tanto ha parlato di Mare Nostrum come di un'operazione di cui che non sarebbe stato degna dei militari, come se i militari non dovessero occuparsi di salvare anche le persone. Io invece ho trovato, diciamo, donne e uomini non solo orgogliosi, ma proprio umanamente trasformati dal fatto di aver fatto questa esperienza importante. E quindi io li ringrazio per come hanno lavorato, anche perché avendo poi ovviamente rapporti anche con le associazioni umanitarie, che poi una volta arrivati i migranti li accolgono qui sul nostro territorio, quello che mi è stato detto non è soltanto, tra virgolette, la professionalità nell'intervenire come forza armata, ma anche l'umanità con cui poi le persone sono state trattate. E questo credo che sia un bel biglietto di presentazione del nostro paese ed una cosa di cui dobbiamo andare fieri. Di fatto, da questa decisione, noi andiamo quindi a diminuire notevolmente gli assetti, anche per questa missione di accompagnamento, quindi noi andremo a diminuire i costi di un terzo e noi vediamo poi di arrivare, stiamo prevedendo, diciamo, 2 mesi per quanto riguarda un'uscita dolce, nel frattempo ovviamente ci coordineremo. L'importanza del coordinamento che è stato nella missione Mare Nostrum è un coordinamento che dobbiamo mantenere. Da questo punto di vista, diciamo, credo che sia un punto centrale sul quale fare perno, perché poi non ci siano sprechi di risorse, ci sia la capacità di coordinarsi su tutto. L'altra, non ho altro da dire se non ringraziare tutti, diciamo, i pezzi di Stato che hanno collaborato a questa operazione e dire che ovviamente, come ha ribadito il ministro Alfano, il tema, diciamo, del soccorso in mare è un tema che non viene meno, cioè da questo punto di vista il diritto del mare ci chiede questo. Sarà un intervento diverso, ma questo non è certo che l'Italia intende da questo punto di vista voltarsi indietro, non lo farà, non lo deve fare e non lo farà. Intanto volevo chiedere al ministro Pinotti se lei ha parlato di, ha detto andiamo a diminuire notevolmente gli assetti, se ci può dare dei dettagli, dei numeri, ovvero quante navi in meno ci saranno, e comunque da quello che ha detto mi sembra di capire che dopo questo periodo di phasing out di 2 mesi comunque, come dire, ci sarà una Mare Nostrum Light che continuerà a pattugliare il Mediterraneo, perché ha detto che rimarranno delle navi in servizio, una a Lampedusa e altre più piccole in giro in operazioni di pattugliamento, con un costo, se ho capito bene, di 6 milioni di euro invece che 9. Che lei ha detto, un terzo, sono 3. Ha parlato di una riduzione di un terzo. No, un quindi terzo. Da 9 a 3. Sì. E invece al ministro Alfano volevo chiedere dei dettagli sulle cifre che ha dato, se quei 100.000 salvati sono dal 1 gennaio o dall'inizio di Mare Nostrum a ottobre, e se ci può dare un aggiornamento sul numero di sbarchi invece di quest'anno e sul numero di richieste asilo ricevute dall'Italia. Grazie. Allora, il cambiamento, chiede volumi su quanti erano adesso, perché quelle che saranno lo so, che è una grande e 3 piccole, quelle che saremo 3 pattugliatori e una nave grande, diciamo, che è quella, l'LPD, che lasceremo, diciamo, come base a Lampedusa.
e attualmente invece noi impegniamo 5 grandi navi, quindi un'entità di tonnellaggio completamente diversa rispetto a quello che abbiamo adesso. Quando parlavo di un terzo dicevo che noi dai 9 milioni e 4, come diceva il ministro Alfano, abbiamo fatto una previsione di spesa per i 3 milioni e mezzo. Questa è una spesa che abbiamo ipotizzato per i prossimi 2 mesi, nel senso che noi immaginiamo questo accompagnamento. Dopodiché, ovviamente, dato che stiamo parlando di una sperimentazione, valuteremo nel corso delle operazioni che cosa succede. Ma questa è l'ipotesi che abbiamo fatto. Da 5 grandi navi a una nave grande con 3 piccoli pattugliatori. Prego. Per quanto riguarda il numero delle persone soccorse, cioè mi riferisco alle 100.000 di cui ho parlato, ciò vale dal 18 di ottobre del 2013 al 30 di ottobre del 2014, quindi per l'intera missione Mare Nostrum. Questi sono i soccorsi, sono sbarcate 153.000 persone e abbiamo un sistema di accoglienza che ha retto a questa straordinaria operazione di Mare Nostrum con un grande sforzo comune con gli enti locali e le regioni. Penso che la nuova fase ci troverà pronti ed io credo che questa nuova operazione sarà una svolta importantissima perché l'arrivo dell'Europa in mare segna un punto storico per l'Italia. Cioè noi abbiamo per la prima volta l'Europa che non resta sorda e con decine di paesi partecipa dando donne, uomini, tecnici, navi, elicotteri. Questa è una cosa che non si era mai verificata dopo tanti anni di chiacchiere. Sull'Europa, noi abbiamo l'Europa che scende in mare a presidiare la frontiera. Significa un aiuto materiale e anche il riconoscimento che quella frontiera non è solo italiana ma europea. Posso aggiungere? Su? E noi abbiamo avuto una serie di richieste di asilo provenienti da pluralità di paesi. L'elemento comune è che sono partiti tutti. Quando dico tutti, dico per una percentuale che sfiora il 100% dalla Libia, e abbiamo potenziato il sistema di accoglienza delle domande, cioè noi abbiamo realizzato un risultato nell'ultima legge che ha riguardato il cosiddetto decreto Stadi e che aveva un capitolo, si è realizzato un risultato importantissimo, cioè noi abbiamo raddoppiato il numero delle commissioni che dicono di sì o di no alla richiesta di asilo, passando da 10 a 20. Abbiamo stabilito che possono anche articolarsi in ulteriori 30 sezioni. Abbiamo modificato la procedura, trasformando quello da un esame di fronte a tutta una commissione da parte del richiedente asilo all'esame che è possibile fare anche di fronte ad un solo membro di quella commissione. La sostanza è più rapidità nel dire di sì se c'è un profugo, se c'è un richiedente asilo, più rapidità nel rimpatrio se non c'è il diritto, a richiedere l'asilo. Questo sforzo è uno sforzo che servirà all'Italia anche nei mesi a venire, perché il cambio di profilo dei migranti, che nel 2011, per esempio, dopo la primavera araba, erano soprattutto migranti economici, adesso sono stati in grande misura richiedenti asilo, ci ha posto di fronte a una nuova sfida. Prima, quando c'erano i migranti economici, si poteva dire, senti, siccome tu vieni qui per cercare lavoro, noi ti diciamo puoi entrare solo se hai un contratto di lavoro. Ma da parte di chi scappa da guerre e persecuzioni c'è la richiesta di un asilo, non c'è la richiesta di un lavoro. Ecco perché abbiamo messo a sistema una maggiore forza dell'Italia nel dire sì o no rapidamente a queste domande. Aggiungo che la nostra strategia rimane quella europea, e cioè accogliamo i profughi e rimpatriamo i migranti irregolari. Non è una linea italiana, è una linea di tutta l'Europa. Ci sono regole per entrare in Italia, se si entra irregolarmente nel territorio nazionale noi operiamo i rimpatri. Se invece c'è una richiesta di asilo noi procediamo con la richiesta di asilo. Volevo aggiungere una cosa e mi sono dimenticata, perché non è strettamente connessa, ma in qualche modo sì. Noi stiamo cercando e stiamo chiedendo alla NATO
di estendere Active Endeavour, che è la missione antiterrorismo, diciamo, nata dopo l'Afghanistan e quindi in particolare di pattugliamento dell'Oceano Indiano, di estenderla verso invece le nuove crisi e quindi immaginando, diciamo, con questa estensione di poter avere anche attraverso questa missione un pattugliamento che non è nuovamente di responsabilità italiana ma diventa di responsabilità dell'alleanza. È una richiesta che è stata fatta nell'ultima riunione dei capi di Stato Maggiore della NATO, che riprenderemo al prossimo vertice. Credo che sia sensata dal punto di vista logico, perché oggi i rischi vengono soprattutto di lì, e oltre a questo sarebbe utile perché in qualche modo, diciamo, il pattugliamento del mare di cui stiamo parlando sarebbe condiviso anche da un'alleanza militare, con un altro compito che è quello antiterrorismo, ovviamente. Anna Roberts, dal giornale inglese Daily Mail. Sì, dove saranno portati i migranti soccorsi dai navi Frontex? Il testo legislativo, la legge che vale per tutti i paesi europei ed è dello Stato che ospita la missione. Quindi in Italia come accadrebbe se fosse in Spagna o se fosse in altri paesi. Guardi, noi abbiamo un sistema di soccorso e prima assistenza che si svolge in centri governativi, poi abbiamo la prima accoglienza con la individuazione degli aventi diritto all'asilo ed una seconda accoglienza che si svolge nel sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Quindi il nostro sistema di accoglienza è a tre livelli. Abbiamo centri distribuiti in tutta Italia, abbiamo ampliato il nostro rapporto con le regioni in modo tale da poter avere regione per regione una disponibilità all'accoglienza. Abbiamo trovato grande favore da parte della grandissima parte delle regioni e il sistema fin qui ha funzionato abbastanza bene, per cui noi lo efficienteremo ancora di più, ma sappiamo di avere un sistema d'accoglienza più efficiente, più efficace degli anni passati e più pronto ad accogliere coloro i quali chiederanno asilo o faranno una richiesta di protezione. Michael Day, The Independent, Londra. Riguardo ai soldi disponibili per questo servizio, se non sbaglio, dopo due mesi, dopo il phasing out, Italia continuerà a spendere 3 milioni al mese. No, ma lei ha detto che ci sarà una diminuzione di due terzi, quindi... La diminuzione la facciamo adesso e quindi la spesa l'abbiamo prevista per i due mesi. So, vorrei capire quanto sarà speso, perché... La operazione Mare Nostrum è costata in un anno oltre 100 milioni. Ora costerà zero. Al bilancio italiano costerà zero, perché l'operazione viene chiusa. Frontex, l'agenzia Frontex, finanzierà un'operazione chiamata Tritone che costerà poco più di 3 milioni di euro al mese, sarà finanziata con soldi europei, quindi questa operazione costerà zero, la nostra, l'operazione di Frontex, al bilancio italiano. Il ministro Pinotti ha ben espresso quello che accadrà nei prossimi due mesi. Nei prossimi due mesi, domani partirà l'operazione Tritone, l'operazione di Frontex, e nel frattempo, con la chiusura, con la conclusione di Mare Nostrum, ci sarà una fase di accompagnamento che durerà due mesi, di phasing out, che non costerà quanto è costata Mare Nostrum, ma costerà un terzo di Mare Nostrum. Niente Mare Nostrum. No, Mare Nostrum non c'è più da domani mattina. Salute, perché già domani, come testimonia il fatto che la riduzione dei costi è di due terzi, già domani, con la riduzione dei costi di due terzi, la operazione Mare Nostrum non avrà lo stesso dispiegamento che ha avuto fino a quest'oggi. Quindi, se posso arrivare al dunque, pare che dopo due mesi ci sarà molto di meno speso su questo servizio. Zero. Possiamo pretendere più gente morta al mare, allora, se spendiamo due terzi o solo un terzo rispetto al livello che stiamo spendendo adesso? Non ho
capito la domanda. Guardi, il numero dei morti non è proporzionale agli euro spesi. Noi abbiamo fatto una missione della quale siamo orgogliosi e che è nata come una missione a tempo, che si chiama Mare Nostrum. Questa missione si spingeva molto vicino alle coste del Nord Africa. La nuova operazione, siccome è europea ed è gestita dall'agenzia Frontex, presidia la frontiera di Schengen, la frontiera europea, ed è a 30 miglia dalle coste italiane. Questa operazione non si spinge dove arrivava Mare Nostrum, quindi rientra nelle acque territoriali italiane e saranno i singoli paesi del Nord Africa a fare quello che compete loro di fare relativamente alle zone di search and rescue, cioè di ricerca e di soccorso. Detto questo, per quanto riguarda i doveri derivanti dalla legge del mare nel soccorso in mare, la Marina Militare, come le Guardie Costiere, come chiunque, anche la Marineria Mercantile, è chiamata a rispondere ad una telefonata o a una richiesta di soccorso in mare. E questo mi sembra che sia abbastanza chiaro e assolutamente evidente. Nick Squires, Daily Telegraph from London. Quindi posso chiedere... Nick Squires, Daily Telegraph da Londra. Posso chiedere dunque che succederà domani se una barca che viene dalla costa da Libia cominciare a naufragare? Chi aiuterà questa barca da domani? Le zone di mare sono divise in aree di ricerca e soccorso, di search and rescue. Noi continueremo a fare il nostro lavoro nelle nostre zone e al tempo stesso soccorreremo coloro i quali ci chiameranno perché c'è la necessità di un intervento in mare. Questa è la legge del mare e queste sono le convenzioni internazionali. Grazie. Prego. Questo significa però che siccome... Triton è solo ferma alle acque territoriali, se dovesse succedere una chiamata di soccorso la Marina italiana potrà spingersi oltre le acque territoriali. È la legge del mare. Ok, e in questo l'Europa, cioè, mentre non altrettanto le navi che riguarderanno la Triton. No, anche quelle sono chiamate a doveri di soccorso. Non è la missione specifica, ma perché? Perché la missione Mare Nostrum, che aveva tra i suoi scopi istituzionali, non assorbiva solo lo scopo umanitario, ma aveva tra i suoi scopi istituzionali quello umanitario, si poteva spingere più in lì, verso il confine del Nord Africa, per ampliare la zona di ricerca e di soccorso anche oltre quelle che erano e sono le regole e gli ambiti di competenza sul search and rescue. Adesso noi abbiamo una zona di presidio della frontiera e un'operatività nel presidio della frontiera che è alla frontiera d'Europa. Lì, a 30 miglia dalle coste italiane, finisce l'Europa. Fin lì ci stiamo noi. Dopodiché ci sono le acque internazionali dove vige la legge del mare e il diritto internazionale della navigazione. E per rispondere anche alla domanda di prima, il fatto che noi mettiamo una missione, diciamo, di passaggio ci consentirà di verificare come operare, perché noi non pensiamo che debbano morire vite umane, ma attenzione, ogni nave che è in mare, se chiamata al soccorso, deve intervenire. Quindi da questo punto di vista la missione di Tritone è diversa, ma non c'è dubbio che nel momento in cui c'è bisogno del soccorso, le navi che in quel momento stanno facendo un'altra cosa dovranno intervenire. Nello stesso tempo, in questi due mesi di passaggio, la missione di sicurezza marittima che farà la Marina con la grande nave a Lampedusa, ma con le navi più piccole che pattugliano, sono a salvaguardia del fatto che noi non abbiamo intenzione, diciamo, di far succedere altre tragedie. Però da questo punto di vista il dispositivo è un dispositivo diverso, è un dispositivo più condiviso rispetto alle responsabilità. E a proposito... No, prego, ci sono altre domande? Sì, sono Tom Kington del Times di Londra. Sembra che quindi non cambia niente. Se in alto mare, se c'è un allarme, qualsiasi nave che c'è in giro risponderà. Ok, ma a quel punto vale la domanda,
Mare Nostrum non contava niente, quindi, ma in realtà non è così. Quindi la domanda quindi è: qualcosa cambierà, no? Che ci sarà meno presenza della Marina in alto mare. Quindi c'è il rischio o no che più navi, più barche andranno giù con più morti, sì o no? Guardi, noi stiamo a 30 miglia e 30 miglia le assicuro che è già alto mare. È molto alto il mare a 30 miglia. Quindi noi facciamo il compito che noi abbiamo il dovere di fare. E ovviamente, come tutti i paesi, rispettiamo le leggi del mare e del diritto della navigazione. Poi, sugli interventi di ricerca e di soccorso, siamo pronti a fare ciò che le leggi ci chiedono di fare e il dovere del mare ci impone di fare quando si verificherà l'occasione. Ma tenete conto che l'azione e il raggio dell'intervento della Marina Militare è stato talmente ampio che non si può neanche definire alto mare, perché andava fino a quasi alle coste nord dell'Africa. Quindi cambierà moltissimo e sarà un cambiamento sostanziale nel dispiegamento degli assetti. Voglio valorizzare una cosa importante che ha detto poc'anzi il ministro Pinotti. La presenza anche a Lampedusa di una nave farà sì che noi riusciremo a proteggere Lampedusa. Noi vogliamo proteggere questa isola splendida e questa isola straordinaria, perché in caso di eventi di sbarchi è chiaro che è la prima in quella fetta di Mediterraneo centrale, in quella striscia di Mediterraneo centrale su cui si imbattono, la prima isola su cui si imbattono i migranti. Noi la vogliamo proteggere e abbiamo già sperimentato, o meglio, più che sperimentato, ipotizzato e studiato un dispositivo di protezione di Lampedusa che a nostro avviso è molto efficace. Poi vorrei aggiungere, soprattutto a beneficio dei giornalisti non italiani, una considerazione che mi pare molto importante. L'Europa ha fatto una scelta, quella di scendere in mare e presidiare la frontiera mediterranea. Ora occorre coraggio nel fare un'altra scelta, che è quella di campi profughi e zone di accoglienza delle richieste di asilo già nei paesi terzi del Mediterraneo, lì, in Africa. Ed è il motivo per cui noi abbiamo già aderito al progetto europeo che garantirà la protezione internazionale agli aventi diritto attraverso operazioni di resettlement. Cioè noi dobbiamo, come Europa, cambiare strategia. Dobbiamo andare lì e chiedere che le domande di asilo siano presentate direttamente lì in Africa e fare lì, attraverso accordi tra i paesi europei, un'azione di riallocazione dei profughi che consenta anche una loro maggiore dignità e tutela rispetto a quello che i nostri marinai hanno visto durante l'operazione Mare Nostrum. Noi abbiamo salvato bambine, visto nascere bambine, salvato bambini e bambine, salvato le loro mamme, salvato tantissime donne, ma abbiamo anche scoperto che erano state stuprate e violentate durante la navigazione, che era stato chiesto il prezzo del loro corpo prima della partenza, abbiamo scoperto che avevano pagato un ticket, che era il biglietto a questa macabra agenzia di viaggi, che è quella dei mercanti di morte, e allora la risposta non può venire solo dal mare, può venire da una forte azione dell'Europa lì, a terra. A questa azione noi diciamo siamo pronti, vogliamo collaborare e abbiamo già aderito al progetto europeo che deve garantire il cosiddetto resettlement, cioè la riallocazione. Questo mi pare un punto importante perché è il nuovo passo che rientra in una strategia magari un po' datata, ma mai pienamente realizzata da parte dell'Europa. Grazie. Sono Alberto Custodero di Repubblica, buongiorno. Mi scusi, ma non c'è qualcosa che non convince in tutto questo, mi perdoni la schiettezza. Quando lei dice che presidiate l'area Schengen, vuol dire che le barche che partono dal Nord Africa passano sulle acque del Nord Africa e poi nelle acque di Malta, parola che non è mai stata pronunciata fino adesso, la quale Malta, lei si ricorderà perché era ministro della giustizia, quando il ministro dell'interno era Maroni, non ha mai fatto i soccorsi, se non limitandosi a telefonare alla nave più vicina al barcone per dirgli vai a dargli un po' d'acqua, poi se ne andavano via, proseguivano il viaggio, chi arrivava arrivava, chi non arrivava affondava. Questo è quello che voi volete ripristinare, diciamolo, perché se no giriamo intorno al problema. Quello che io volevo chiederle però è, visto che il ministro Maroni aveva
affrontato questo problema? Prego. Io sono abituato a concustodere, quindi sono più accogliente rispetto al Ministro della Difesa, che non è abituato. Vada. Non è una dichiarazione, è una domanda. Allora, visto che il Ministro Maroni aveva risolto questo problema con i respingimenti, provocandosi la condanna dell'Italia, volevo chiedere, ma la Tunisia, che ha, mi corregga se sbaglio, delle navi regalate dall'Italia con equipaggi misti, che ruolo ha quando si incontra sulle acque costiere del Nord Africa queste barche? Le soccorre o fa respingimento facendo il lavoro sporco che non possono più fare gli italiani? Perché questo è il punto che volevamo sapere. Lei è stato in Tunisia recentemente. Che accordi ha fatto? Bene, la ringrazio della parte finale della domanda. Diciamo, la lunga premessa nega la sua introduzione. Cioè, lei ha detto in introduzione che c'era qualcosa di non chiaro, invece mi pare dalla sua lunghissima premessa che lei abbia piuttosto chiara. Infatti mi ero sorpreso del fatto che lei avesse detto che c'era qualcosa. Invece la domanda è concreta. La Tunisia. Noi abbiamo un grande, enorme problema che è del mondo e che è la instabilità libica. A me viene da ridere quando una serie di soloni sulle agenzie, mi arrivano al telefonino le agenzie e dicono ci vorrebbe un accordo con la Libia, ma andategli a parlare, questi che fanno i deputati e i senatori di opposizione che fanno le agenzie di stampa, dice ah l'Italia dovrebbe parlare con la Libia. Bene, quando non c'era la Tunisia stabile, arrivavano i tunisini, lei se lo ricorda. Cioè nel 2011 chi arrivava in Italia? Arrivavano i tunisini dalla Tunisia e altri che non erano tunisini attraverso la Tunisia. Ora che la Tunisia è stabile, non abbiamo tunisini che arrivano e neanche che transitano alla Tunisia per arrivare da noi, arrivano quasi il 100% dalla Libia. Ma perché? Perché se la comunità internazionale non avrà la forza di stabilizzare la Libia, noi pagheremo il conto della instabilità libica. Allora ci stiamo organizzando in termini di Europa. Abbiamo, rispetto alla instabilità libica, due paesi, cioè la Tunisia e l'Egitto, con i quali stiamo rafforzando una cooperazione, e in quel quadro rientra anche il mio viaggio a Tunisi, che serviva proprio alla consegna dei due pattugliatori e al fatto di instaurare un rapporto di maggiore collaborazione, perché loro possono essere paese di transito e possono anche essere coloro i quali aiutano a fare un determinato lavoro che lei ha definito sporco e secondo me non è sporco, ma che è un pattugliamento delle loro frontiere, mica delle nostre, e che tanto sarà più efficiente quanto più ne avremo beneficio dal nostro lato del Mediterraneo. Io sono stata in Tunisia poco prima del ministro Alfano a consegnare uno di questi pattugliatori. Devo dire che quel progetto funziona molto bene ed effettivamente la Tunisia collabora perfettamente. Di fatto il saldo è praticamente zero fra i pochi che partono da Tunisia e in realtà quelli che rientrano. Quindi da questo punto di vista quel progetto ha funzionato. Ma ovviamente in Tunisia ci sono autorità con cui si è potuto parlare. Diversa è la situazione della Libia, lo sapete bene, che noi stiamo anche trattando dal punto di vista della difesa, ma senza un'entità statuale con cui parlare, senza un riconoscimento, diciamo, in cui si pacifica la situazione in campo, non c'è nessuna possibilità di un nostro intervento, come avevamo già stabilito, per esempio, di formazione delle forze armate libiche. Le abbiamo formate qua in patria, potremmo farlo anche da loro, ma c'è bisogno di più tempo. Io mi scuso, ma proprio perché, come si diceva, fondamentali sono la Tunisia e in Egitto, io sto partendo per l'Egitto e se no arrivo tardi Sta partendo per l'Egitto. Grazie. Allora, buon pomeriggio e buon lavoro.